pareggio amaro. Al Tonino d'Angelo termina per 0-0 la sfida tra Team Altamura e Casarano. Gli ospiti di Mister Vitetto non sfruttano il pareggio del Taranto per allungare in classifica, ma rimangono ancorati in quinta posizione, ultimo posto per i playoff. Per quanto riguarda i murgiani, invece, arriva il decimo risultato utile consecutivo tra le mura amiche. Ora però la squadra di Alessandro Monticciolo, mai sconfitta in casa con lui in panchina, non potrà concedersi rilassamenti per tenere a distanza la zona play-out. Nei primi minuti di gioco il Casarano parte bene, ma a rendersi pericolosa per due volte è la squadra di casa, in entrambi i casi su calcio d'angolo, sempre con Polidori che prima impegna Altumi con un colpo di testa, poi non c'entra lo specchio da buona posizione. Ma la prima vera palla gol è di Marca Salentina. Al 16° minuto Mincica riceve la sfera dalle retrovie e tutto solo in area si fa ipnotizzare da Guido che devia in corner. Sul finire del primo tempo, ospiti ancora vicini alla marcatura. Dal cross di Russo svetta Aiello che di testa colpisce la traversa. Il primo tempo termina con il Casarano più propositivo nei confronti dell'Altamura, mentre nella ripresa la situazione si capovolge. Al terzo minuto i padroni di casa, sempre da calcio d'angolo, si rendono pericolosissimi con il cross di Lucchese, che trova la testa di Selà. Fa vetta di testa sulla linea e salva tutto. Verso la mezz'ora Lucchese, sempre da palla inattiva, serve Gambuzza, che al volo sfiora il gol. Al 35° Guadalupi cerca e trova in avanti Siclari, che controlla, arriva sul fondo e passa la sfera ad Agostino, che calcia le stelle. Due minuti più tardi, ancora Siclari sulla fascia, cross in mezzo per Casiello, che si coordina e calcia, palla di poco fuori. Al 42° svarione difensivo della difesa murgiana. Mincica recupera palla, arriva in area e a tu per tu con Guido si fa ipnotizzare per la seconda volta, non sfruttando una ghiotta palagol. La partita termina con un pareggio a reti bianche. Domenica il team Altamura affronterà fuori casa il Cerignola, mentre il Casarano sfiderà al Capozza la capolista di Tonto.